io di più. Mi guardate in bagno, cosa chiedere se vi piacerebbe avere come vicini di casa degli extracomunitari? Sei una persona educata, perché no? Che colore preferirebbe? Non lo so, il colore non conta. Siete sposati? No, io sono Lucia, quella è la mia padella. Fra neri, gialli, marron, ma indifferentemente, perché vicino a me ci abitano due cinesi, parlano poco l'italiano, però basta che non mi scacci i calmi, io non ti tormento. Ovviamente quando di notte si mettono a cinciugliare tra di loro, gli orientali, la verità, per loro dire una bugia non è immorale, è un normale comportamento. Come prova l'orgasmo la donna cinese? Che ne so io. Sei lì a 10 centimetri di muro. Vabbè, ma non è che ci vado a ascoltare. Qualche volta sì. Perché li sento? Perché purtroppo con la prostatite devo alzarmi a fare pipì. E allora sento, Dio mio, magari stanno... Cioè, quando fa... Non mi... Stanno parlando tra di loro, si capiscono. Ho capito, quindi quando farò lavoro con mio mamma. Quindi lei ha affittato la casa per regolare probabilmente in nero. No. Calma. C'era un contratto che io sono andato all'agenzia e ho detto voglio affittare questo bilocale a uno studente o un insegnante. Ho preso tempo. Ho detto sai, devo fare delle verifiche. Ha verificato se effettivamente era insegnante. Ma poi le verifica. Ma no, era cos'era? Uno spacciatore? No, era uno che lavorava nel giro prostituzione. No, ha dato la casa a un pappone. No, non è onestamente, no. Era, mi ha detto, ma tu sei solo o hai moglie, figli? Beh, sono solo, ma... E invece aveva un giro in prostituzione? No, quale giro? Cioè, non mi fai dire quello che non è mio caso.